Música La quinta domenica di Pasqua ci avviamo verso il termine di questo periodo di 50 giorni che celebra il Signore risorto presente nella sua Chiesa. E in queste ultime domeniche il Vangelo, secondo Giovanni, ci riporta al clima del cenacolo, della cena pasquale che precede la passione e morte di Gesù. È come se noi discepoli del risorto andassimo con la memoria al momento fondativo e ascoltare le parole di Gesù durante quella cena così importante è come riascoltare il suo testamento spirituale. Sono le ultime parole, le ultime volontà, ultime nel senso di fondamentali, importanti, decisive. Con cui il Maestro forma i suoi discepoli. Con un linguaggio tipicamente giudaico, l'Evangelista Giovanni parla della gloria di Gesù e insiste sul verbo glorificare. La gloria è di più di quello che possiamo immaginare, come. Eh, maestà, potenza, splendore, onore. E la gloria nel linguaggio giovanneo è la presenza potente e operante del Signore, è il peso, in ebraico gloria vuol dire proprio peso, è il peso rilevante del Signore nella nostra vita. Il Signore ha un peso importante nella nostra esistenza. Il Padre glorifica il Figlio, Gesù glorifica Dio. Nella Pasqua di morte e risurrezione si manifesta questa presenza potente e operante di Dio che c'è e agisce. La gloria continua nella esperienza della Chiesa, come amore. Agape è la grande parola che i cristiani hanno introdotto nella cultura del tempo, nello stile umano. Ma al di là di quello che eh, già diceva il precetto dell'Antico Testamento, amare Dio e il prossimo, Gesù parla di un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. C'è una sottolineatura di vicendevolezza e il modello primario è il Cristo. L'amore che Gesù ha dato ai suoi è la fonte di ogni altro amore. È possibile amarci perché Cristo ha amato noi. Questa è la gloria che il Figlio rivela e comunica, è la potenza del suo amore. E chi vede questo amore fra i discepoli riconosce che c'è la mano di Cristo, che c'è la sua gloria. Gli atti degli Apostoli, che ci accompagnano nel tempo di Pasqua, ci raccontano un altro episodio della missione pastorale di Paolo e Barnaba. Siamo alla fine del capitolo 14, domenica scorsa avevamo letto un brano del capitolo 13. Questi due capitoli narrano il primo viaggio missionario dei due discepoli che partono da Antiochia, raggiungono Cipro, poi sbarcano nel sud dell'Anatolia, quella che oggi chiamiamo Turchia, superano la montagna del Tauro, arrivano nella zona centrale, visitano alcune città, Antiochia di Pisidia, Listra, Derbe, Iconio, vivono per qualche mese nelle varie città, danno origine ad una comunità cristiana, piantano la chiesa. È come l'azione di un contadino che mette a dimora una piantina nuova. Paolo e Barnaba in ogni città fanno nascere una pianticella nuova. È una piccola comunità cristiana che viene organizzata perché possa vivere nel tempo. Ed è un particolare molto importante quello che Luca, narratore degli Atti, ci presenta. In ogni chiesa, Paolo e Barnaba designarono per i cristiani alcuni anziani, in greco si dice presbiteri, è la stessa parola che noi abbiamo ridotto in preti. Dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Compiono il gesto della imposizione delle mani. E con una preghiera li ordinano preti, istituiscono il ministero presbiterale. In ogni città, ogni gruppo di cristiani viene guidato da un anziano, un prete, che continua l'opera degli apostoli e tiene in vita come responsabile quella comunità. Terminato questo viaggio, Paolo e Barnaba tornano alla Chiesa Madre di Antiochia e lì raccontano tutto quello che hanno vissuto. Sono stati fuori tre o quattro anni, ne avevano di cose da raccontare. Raccontano come Dio aveva operato per mezzo di loro e la formula di sintesi, come aveva aperto la porta della fede anche ai pagani ai non ebrei, a tutti gli uomini. Per mezzo dei pastori Dio ha aperto la porta della fede. E quando la porta è aperta è possibile entrare, entrare e incontrare il Signore. Il Salmo 144 celebra il Signore che regna e lo benediciamo perché il suo regno è per sempre. Lo ringraziamo per la splendida gloria del suo regno. Lo lodiamo perché è buono verso tutti, perché la sua tenerezza si espande su tutte le creature. La seconda lettura in quest'anno ci propone Pagine dell'Apocalisse. Saltiamo in questa domenica alla fine. Al capitolo 21, dove Giovanni presenta la sposa dell'agnello, cioè la Gerusalemme celeste, ma una Gerusalemme che scende dal cielo sulla terra. È la realtà nuova dell'umanità redenta, cielo nuovo e terra nuova. Non è una visione dell'altro mondo o di quello che capiterà alla fine del mondo. È la descrizione di un nuovo mondo che dal cielo è sceso in terra. È la realtà della umanità redenta. La seconda parte dell'Apocalisse mette in contrapposizione due donne che sono anche due città, Babilonia versus Gerusalemme. La prostituta in contrapposizione alla sposa. Non sono due realtà distinte, sono due facce della stessa umanità. La nostra umanità può essere Babilonia o Gerusalemme, città del caos e dell'ingiustizia, oppure città dell'ordine, della giustizia, di una bella convivenza sociale. La stessa umanità può essere prostituta che si vende per interesse oppure sposa che si dona per amore autentico. L'opera dell'agnello, cioè il mistero pasquale di morte e risurrezione, fa passare l'umanità da Babilonia prostituta a Gerusalemme sposa. Ecco, questa è l'opera che compie il Signore. È la tenda che Dio ha messo con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Molto importante questo particolare. Non suo popolo, c'è un plurale. Restano i popoli che diventano però tutti legati all'unico Signore ed è la possibilità di un nuovo incontro. Con il Signore ed è questo amore grande di Dio, il suo agape, che asciuga ogni lacrima dai nostri occhi e supera il lamento, l'affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco, dice il Signore: Io faccio nuove tutte le cose. È la novità di Pasqua. Se uno è in Cristo, è una creazione nuova. thank